Ed ecco seconda manche MX1 Top Rider. Bella manche quella passata con la vittoria di Martino Vestri. Grandissima partenza dell'idolo locale Samuele Ciacci, una vecchia gloria velocissima e che si è portato dietro alla prima curva niente poco di meno che Attila Pignotti. Quindi le due vecchie volpi hanno fatto subito vedere di che pasta sono fatti, ma poi hanno dovuto fare i conti con il fisico. Bellissima gara di Luca Biondi che riesce a chiudere in seconda posizione dopo essere partito finalmente in maniera decente. Vestri invece è rivenuto su da dietro e non c'è stato più niente da fare per nessuno, ha vinto senza mezzi termini, riconfermando quello che aveva fatto a Gioiella. Ha avuto solamente una steccata in quel di Cingoli dove effettivamente le condizioni proibitive lo hanno sicuramente messo molto in difficoltà. Nono posto per lui, rimasto subito senza occhiali. Eccoli pronti ragazzi, occhi puntati su Samuele Ciacci, onda numero 14, affiancato come prima da Attila Pignotti, onda numero 7. Controlliamo bene anche Luca Biondi, Kawasaki numero 6, centrale. E questa volta lo vedo bene perché si è messo proprio in una posizione perfetta per partire. Luca Maceratesi invece prima ha fatto terzo, ma ha pagato la scelta di un cancelletto troppo esterno, ma crede ancora di poter partire bene e si è rimesso in quella posizione. Quindi ostinatamente vuole dimostrare che partire tutto a sinistra è sicuramente vantaggioso. Io non la penso così. Pronti? Teniamo d'occhio la parte centrale. Si abbassa il cancello, partiti!